Oggi si fa memoria di Santa Elisabetta di Ungheria, la regina che si fece terziaria francescana. Elisabetta è una dei santi più amati, delle sante più amate dal popolo tedesco. La vita della regina d'Ungheria è stata breve, ma molto intensa. Fidanzata a 4 anni, pensate, sposata a 14 e madre a 15 anni, santa a 28 anni. Un Guinness dei primati, una vita che potrebbe sembrare una favola, ma che affonda le sue radici nella storia del suo tempo e nella fede cristiana che Elisabetta visse con costanza e coerenza. Elisabetta era figlia di re Andrea di Ungheria ed era nata nell'anno 1207 a Bratislava, vicino all'attuale Budapest. Il padre la fidanzò con un ragazzo poco più grande di lei, che si chiamava Ludovico, figlio del Langravio della Turingia, e quindi fu condotta nel castello di Wartburg in Germania. Un'usanza comune per l'epoca, secondo la quale la fanciulla visse insieme ad alcune ancelle che erano per lei a un tempo compagne di gioco, sorelle e madri. Da loro e con loro ha imparato la lingua e le abitudini del nuovo paese nel quale Elisabetta era destinata a vivere la sua intera vita. Nozze davvero originali, pianificate, quelle di Elisabetta, come era abitudine in quel tempo, come dicevamo, che avevano lo scopo di stringere alleanze politiche e di scongiurare le guerre. Elisabetta, donna umile e dimessa nel vestire, poco incline ai divertimenti e alle distrazioni mondane. Si dice che al suo matrimonio fece scandalo. E perché? Perché si presentò al rito nuziale con una semplicità disarmante e soprattutto priva dei preziosi monili degni del suo rango. A chi le fece notare la mancanza di eleganza, Elisabetta rispose: «Ma come potrei cingere una corona così preziosa davanti a un re coronato di spine?» Nonostante le ragioni di Stato, il suo matrimonio, celebrato al compimento del 14° anno, è stato un vero matrimonio d'amore nel quale Elisabetta ha saputo coniugare l'ascesi cristiana e la umana felicità. L'amore in lei è stato talmente sincero da potenziare l'amore divino, come Elisabetta confiderà poi alla sua ancella. «Se io amo tanto una creatura mortale, quanto più dovrei amare il Signore, immortale e padrone di tutti?» Questa è la sua confidenza. Donna e sposa che ha saputo vivere con intensità gli affetti familiari, specialmente verso i suoi figli, anche quando le vicende regali l'hanno privata della loro vicinanza. Il matrimonio di Elisabetta è stato provato subito dalla sofferenza, poiché il giovane marito ha perso la vita a Otranto durante la crociata guidata da Federico II. Non era, pensate, ancora nata la terzogenita quando si scatenarono conflitti familiari che in seguito portarono Elisabetta ad essere privata dei suoi 3 figli e costretta a rinunciare per loro l'eredità. Venne cacciata dal castello e lasciata povera e sola. È facile per noi immaginare la sofferenza di questa madre, di questa donna, che animata da grande fede ha deciso subito di donarsi definitivamente a Dio, seguendo lo spirito del poverello d'Assisi. Vivere in perfetta povertà e mendicare per vivere di porta in porta. Elisabetta divenne quindi terziaria francescana, conducendo una vita di volontaria povertà, dedicando il resto della sua vita alle opere di misericordia e utilizzando la sua ricca dote per costruire un ospedale per curare i poveri e i bisognosi. Elisabetta morì a soli 24 anni,
5 anni dopo la morte di San Francesco, e le sue reliquie sono conservate nella città di Vienna. Il monaco Corrado di Marburgo è stato la sua guida spirituale, ma ha usato con lei metodi veramente spietati che, nonostante tutto, non riuscirono ad abbattere lo spirito di questa grande donna, umile e obbediente. Si piegava sotto i colpi di ogni tempesta e si raddrizzava forte e illesa. Lei stessa si paragonava all'erba, l'erba che si drizzava rinvigorita dopo una forte pioggia. Bella immagine. Corrado, pur nella sua insensibilità e durezza, riconosceva la statura spirituale di questa santa, di Santa Elisabetta, e scrivendo di lei al Papa e usò queste parole: oltre a queste opere a favore dei poveri, dico davanti a Dio che raramente ho visto una donna così contemplativa. Si racconta che la devozione di Elisabetta giungesse al punto da alzarsi in piena notte per pregare, inginocchiata al letto coniugale, e che compì innumerevoli opere di carità con una gioia costante che rendeva sempre più luminoso il suo volto. Elisabetta, per procurare a tutti il cibo, andava a pescare e cuciva i loro abiti, curava i lebbrosi e soccorreva i malati, sottoponendosi a dure penitenze, sottoponendosi anche a flagellazioni. L'arte raffigura la nostra santa con una corona in testa e altre due in mano mentre compie un atto di carità, oppure con il mantello pieno di rose e talvolta con una cesta di vettovaglie. Allora noi oggi rivolgiamo, nella festa di Santa Elisabetta d'Ungheria, rivolgiamo a Dio la nostra fervida preghiera. O Santa Elisabetta, patrona del Terzo Ordine Francescano, noi ti veneriamo con il più umile ossequio e l'ammirazione più profonda per il tuo assoluto distacco dalle ricchezze terrene, il disprezzo delle lusinghe e degli onori mondani, la tua eroica umiltà e rassegnazione nelle persecuzioni e negli oltraggi e l'instancabile carità nell'assistere con affetto materno gli uomini nelle loro indigenze materiali e spirituali. Temiamo per la nostra eterna salvezza, sentendoci tanto imperfetti. Ottienici, amorosa Santa, di correggere le nostre cattive abitudini con la dolcezza e la carità verso i sofferenti e la grazia di amare Dio sopra ogni cosa, per poterlo godere con te in paradiso. Amen.